Ed è subito un'azione di Gullit oggi molto attivo, quella che abbiamo scelto per dare il via alle nostre immagini. Pazzagli alza in calcio d'angolo, insiste il Milan in avanti, cross di Colombo nell'area, svetta su tutti Virdis e va a segnare la prima rete in collaborazione con il palo alla sinistra di Pazzagli. Ancora il Milan che ha dominato largamente e qui Virdis non riesce ad arrivare a tempo, è anticipato da Pazzagli. Nella ripresa si vede Lascoli che è costretto ad andare in avanti proprio per cercare di rimontare e Scarafoni di prima intenzione gira al volo, blocca Galli. Sull'altro fronte lo scatenato Gullit costringe Pazzagli alla respinta, arriva al volo Massaro ma sbaglia la mira. Ancora in evidenza il Lascoli e in questo scontro con Galli resta a terra Casagrande, verrà portato fuori e Lascoli finirà in 10. Va in avanti ancora Gullit, gran botta al volo di Evani, da poco entrati ed è il 2-0. Rivediamo al rallentatore, niente da fare per Pazzagli che era sulla traiettoria ma non può intervenire, la palla finisce nel sacco. Ultima azione ancora del Milan e questa volta invece torniamo in studio, l'azione ci è stata tolta. Diciamo subito che il Milan ha dominato largamente in tutto il primo tempo. Nella ripresa con un po' più di ragionamento è andato in avanti ogni tanto e poi quando è affiorata un po' di stanchezza Lascoli si è fatto vedere con più insistenza l'attacco. Ma il 2-0 ci sta tutto per gli uomini scatenati di Sacchi. A te Paolo Valenti.